Eccoci, siamo Ciao. online, siamo online. Ciao a tutti e benvenuti all'intervista, il Ciao. doppiaggio e la recitazione. Tra passato e futuro con l'attore e doppiatore Pasquale Anselmo per l'edizione online del Cosenza Comics and Games. Noi siamo Cristian e Rosa di VoiceOver Academy e oggi diamo un grande benvenuto a Pasquale Anselmo. Ciao Ciao. Pasquale, come stai per Ciao. prima cosa? Bene, 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 dai, tutto sommato bene, bene. È il Pasquale lavoro che dal 1000 non va bene, non va benissimo, ma è messo bene. Purtroppo sì. Allora, dimmi tutto. Pasquale dal 1996 è la voce di Nicolas Cage, doppia Buddy Valastro nel programma culinario Il Boss delle Torte, è la voce di Smithers nei Simpson, di Clark Gregg, l'agente Phil Coulson nel Marvel Cinematic Universe e dell'avvocato Saul Goodman in Better Call Saul, per il quale ha vinto il premio miglior doppiatore in una serie TV al Gran Premio del Doppiaggio e tantissimi altri. Allora, Pasquale, facciamo una breve domanda di riscaldamento. Qual è stato il tuo ultimo film o serie doppiata in quest'ultimo periodo? Ma in quest'ultimo periodo ho doppiato 3 film di Nicolas Cage. Non mi chiedere i titoli perché non me li ricordo assolutamente. Li vedrete su qualche Li piattaforma vedremo. sicuramente, perché in tempi di Covid andare al cinema è un po' difficile, quindi penso li vedrete nelle varie piattaforme. E invece la serie importante prima dell'estate su Sky si chiama Il complotto contro l'America, dove ho prestato l'interpretazione a John Turturro, che è anche uno dei miei attori, insomma, diciamo, preferiti. E a proposito di Covid e di quest'ultimo periodo, quanto la pandemia ha influenzato le modalità di lavoro, i ritmi e tutto quello che è correlato al doppiaggio? Beh, l'ha influenzati nemmeno più di tanto, spiego perché. Perché gli anni in cui si stava in tanti all'eggio oppure ci si vedeva con gruppi di doppiatori nelle varie sale, nei vari turni, sono finiti da un pezzo. Quindi sono anni che lavoriamo da soli, nelle famose colonne separate. E per cui da questo punto di vista non siamo stati traumatizzati. E logicamente i tempi di lavorazione si sono dilatati perché fra un attore e l'altro c'è la sanificazione, ci sono almeno 10 minuti, un quarto d'ora di sanificazione, reazione, eccetera, eccetera. Quindi copioni sanificati, oppure tante società adesso hanno usato anche gli schermi del computer, alcune società usano i tablet. Insomma, è cambiato, ma non così radicalmente. Cioè, i tempi in cui stavamo in 3, 4 all'eggio, facevamo le prove, i turni erano molto meno pesanti, erano molto più leggeri, quindi meno anelli, c'erano più turni, c'era più, come dire, necessità anche di stare insieme, perché tutto sommato siamo degli attori, quindi quando recitiamo abbiamo bisogno anche di sentire l'altro compagno di lavoro, l'altro partner, l'altro attore che ci risponde. Certo. È una scuola, sono 2 scuole di pensiero. Per esempio, tanti anni fa, quando ci fu un grande sciopero, Giannini, un grandissimo maestro, dichiarò che invece era giusto doppiare tutti quanti separati perché dovevamo essere, secondo lui, e secondo me anche, voglio dire, non era una riflessione sbagliata. Dobbiamo essere il più stonati possibile, perché se no diventa tutto un'amalgama, diventa tutto un brusio senza né capo né coda. Invece recitare da soli ed essere un po' stonati rispetto agli altri, vuol dire avere una serie di interpretazioni diverse, avere una gamma di ruoli, di voci, di interpretazioni, di recitazione, insomma, come una vera compagnia teatrale. Certo. Sì. E Come descriveresti la vita di un doppiatore professionista? beh, sì, dipende da come vedi la vita, se il bicchiere è mezzo pieno o il bicchiere è mezzo vuoto. Il bicchiere mezzo pieno è
la possibilità di esercitare tutti i giorni dell'anno, tranne, diciamo, 30 giorni compresi di festività in tutto l'anno, di esercitare tutti i giorni la tua professione, quella per cui hai lottato, ti sei sacrificato, insomma, ci hai creduto, hai investito, cioè è quella di recitare. E allora, da questo punto di vista, il bicchiere è pienissimo, cioè questa è la possibilità, l'unica possibilità di avere più ruoli, di variare, di studiare tutti i giorni, anche senza rendersene conto, no? Già ripetendo le prove di varie produzioni, quasi 3 al giorno, per tutta la settimana, per tutti i mesi dell'anno, tranne agosto, ti dà questa opportunità. Il bicchiere mezzo pieno è il fatto che comunque è una tecnica che si esprime soprattutto sottoterra, quindi siamo sempre un po' blindati, alcune volte non riusciamo a capire quando è giorno, quando è notte. Insomma, questo è un po' il sacrificio. Sacrificio proprio fisico, spazi ristretti, poca possibilità di socializzare, ma poi noi ci riusciamo lo stesso, insomma, fra un turno e l'altro, ai cambi di turni, oppure un attore che è convocato dopo arriva prima, quindi c'è la possibilità comunque di chiacchierare, di scambiarsi opinioni su questo lavoro. Non tutti conoscono, diciamo, il lato nascosto di questo lavoro dell'attore doppiatore, non tutti sanno quali sono le difficoltà di questo mestiere. Quali sono, secondo te, i lati più difficili di questo mestiere? Bah, guarda. Una risposta che andrebbe bene per tutta la gioventù in ascolto è che è difficile penetrare dentro alcuni clan, alcune consorterie, alcune famiglie dove è impossibile penetrare. Questa sarebbe una risposta. Non è così assolutamente, io ne sono la testimonianza diretta. Io penso che la difficoltà maggiore sia quella di frequentare le sale di doppiaggio per imparare. La difficoltà maggiore è quella di frequentare le sale di doppiaggio per farsi ascoltare. La difficoltà maggiore è quella di frequentare le sale per stabilire un qualche tipo di rapporto con chiunque, direttori, assistenti, altri Certo. colleghi, insomma, entrare in un mondo del lavoro. Questa è la difficoltà maggiore. Però penso che la difficoltà maggiore di tutti in questo momento sia una concorrenza enorme, cioè un boom di interesse intorno al doppiaggio di tanti giovani, Sì, quindi questo vero. tipo di concorrenza è deleteria in questo momento, anche se noi ne abbiamo bisogno, io lo ripeto da anni, insomma. No, questo mestiere morirà con noi, cioè noi abbiamo bisogno del ricambio, non possiamo essere buoni per tutte le stagioni. Ognuno di noi non può legarsi più di uno o due attori al massimo, perché sennò poi finisce che insomma siamo sempre gli stessi a fare gli stessi ruoli, a fare le stesse cose. Non funziona così. Ma a proposito di questo, del cominciare il lavoro al doppiatore, come si svolge il lavoro, se oggi Pasquale Anselmo dovesse iniziare questo lavoro, cosa farebbe per cominciare? Bah, guarda, io quando ho cominciato, logicamente in altri tempi, immediatamente dopo la guerra, no, cioè, negli anni Ottanta, se devo parlare della mia esperienza, la mia è stata un po' diversa. Cioè, io sono capitato per caso al doppiaggio perché cercavano un attore con l'accento calabrese per un film di Comencini che si chiamava Un ragazzo di Calabria. E da lì praticamente c'è stato questo incontro felicissimo con un grandissimo direttore, e questo direttore, dopo aver doppiato questo piccolo ruolo, diciamo, in questo film, mi ha proposto di lavorare con lui, di seguirlo, di andarlo a sentire. Insomma, c'è stato uno scambio anche di rapporti umani, anche splendido. Io lo invitavo a teatro a tutte le prime. Facevo, lui mi invitava alle anteprime dei film,
fatto conoscere anche un sacco di registi. Insomma, per renderci conto, era il direttore di tutti i film di Fellini e di tutti i film di Stanley Kubrick, tanto Solo. per dire, insomma, diciamo. Ma se non sbaglio, Mario Maldesi, vero? Esatto. A lui si deve l'invenzione di Ferrucciamendola su Dustin Hoffman in Un uomo da marciapiede, che ha segnato, diciamo, l'inizio di una carriera folgorante nella storia del doppiaggio italiano. Quindi io ho cominciato con lui, quindi non è che sia andato molto in giro a farmi sentire o vedere, perché avevo quei 3, 4, 5 turni al mese con lui, tutti di film, serie, soap opera, proprio non sapevo cosa fossero. Tutti i film importanti in cui io facevo il brusio, piccoli ruoli, piccole cose, però era come il tempo in cui, se andavi a un turno di brusio, c'erano 15 persone di varie età. Io doppiavo con Gigi Reder, insomma, la Johnny Alfilini di Fantozzi, cioè, passavo interi pomeriggi a farmi raccontare cose sul Che set, bello. sulle loro storie. Con Riccardo Garrone, insomma, che era uno che ha lavorato con Totò, cioè, che ha fatto i soliti Bello. doppi. Quindi il nostro mestiere era frequentatissimo da attori, attori di teatro, di cinema, di televisione, che magari erano liberi in quel periodo e facevano anche il doppiaggio. E quindi da lì in poi ho cominciato a conoscere a destra e a sinistra, e poi la cosa fondamentale. Tu puoi conoscere chi ti pare, puoi entrare dove ti pare, puoi fare i provini che ti pare, ma cosa fondamentale è il talento. Certo. Cioè, io poi mi sono fatto sentire 4-5 volte e ogni volta mi facevo sentire quelli che dicevano: ma tu da dove vieni? Cioè, ma come mai non ti ho sentito prima? E nel frattempo facevo, comunque lavoravo in teatro, lavoravo nelle fiction, ho fatto una serie di fiction. Forse una ventina, forse di più, sono un po' così, fra la Rai e Mediaset. Ultimamente abbiamo visto un tuo vecchio film, Laggiù nella giungla, che è un Sì. film, spieghiamo agli spettatori, un Il film primo film della dell'88, mia vita, sì, no, diretto da Stefano Reali, dell'87, che noi dell'87, l'abbiamo ok, sì, girato erano nell'87 discordanti, poi. discordanti sì, riguardo l'anno, alcuni 86, altri 87, altri 88, quindi sì, Cioè, mi confermi che è l'87. noi l'abbiamo girato nell'87, fino a Ok. maggio, e poi è uscito, mi pare, a fine 87, diciamo che in televisione è andato nell'88 poi. Ok, Sì. ci vuoi raccontare un po' come si sono svolte le riprese, la sinossi, diciamo, un'introduzione al film, come tutto Sì. quello che ne consegue? Sì, diciamo che è un po' la storia dell'inizio della mia carriera. Quando stavo in Accademia d'Arte Drammatica, la Silvia D'Amico, quando uscimmo dall'Accademia andammo tutti un po' a lavorare in giro, in teatro, in teatri stabili, eccetera. Poi ci ritrovammo a fine anno e decidemmo, alcuni di noi, diciamo una mezza classe della nostra classe, la metà, decidemmo di fare noi un gruppo, insomma, ci eravamo un po' stufati, insomma, di stare un po', come si dice, sotto padrone. E quindi, invece di fare una carriera di provini, incontri, eccetera, ci siamo creati degli spettacoli da soli, insomma, abbiamo avuto un discreto successo, la compagnia si chiamava La Festa Mobile. E questa compagnia poi, per non prenderla alla lunga, diciamo, sto cominciando un po' da almeno 20 anni prima. No, no, Vent'anni no. prima. No, scherzo, scherzo. Facciamo questa compagnia in cui, oltre al regista Pino Curtullo, c'è anche Stefano Reali in qualità non di regista, ma di musicista, perché Stefano, oltre ad essere regista, è anche diplomato al conservatorio in pianoforte e composizione. E quindi diciamo che tutto il teatro, tutto il tempo del teatro l'abbiamo passato così, con Pino regista e Stefano musicista. Dopodiché ci hanno chiamato come gruppo in una trasmissione televisiva con Monica Vitti, che era una nostra insegnante, una trasmissione che si svolgeva qui,
qui vicino, insomma, al Teatro delle Vittorie, era la sera su Rai 1 e si chiamava Passione mia. All'interno di questa trasmissione di Monica Vitti successe che lanciarono una specie di concorso, di bando, era una delle prime volte che succedeva questo, che la Rai produceva all'interno della trasmissione quattro idee in quattro cortometraggi completamente tutte a spese della Rai. E uno di questi cortometraggi fu scritto da Pino e Stefano e si chiamava Exit. E c'eravamo tutti noi del gruppo La Festa Mobile. Ecco, questo cortometraggio è andato alla nomination all'Oscar All'Oscar, sì. come miglior cortometraggio nell'86, mi pare, insomma, una cosa di questo genere. Quindi da quel cortometraggio, da quell'impresa, diciamo, cinematografica, Stefano si è affrancato un po' dal gruppo e ha scritto un film che all'inizio era stato pensato per il gruppo, cioè per noi della Festa Mobile, ma poi, come succede sempre, le cose si è lasciato ingolosire dalla distribuzione internazionale, quindi ha deciso di girarlo in inglese, di avere il più possibile dei nomi spendibili sul mercato. Che ne so, Robert Powell, che era Gesù di Nazareth di Zeffirelli, Andrea Ferréol, un'attrice francese che aveva già partecipato alla grande abbuffata di Marco Ferreri, Anna Galiena, che era un po' agli inizi, però insomma era già Anna Galiena, poi c'era Renato Scarpa, vecchio caratterista, nel film per esempio di Massimo Troisi, che comincia da te. E poi c'era un altro attore inglese che si chiamava Tony Vogel, io e un altro attore italiano, Gianfranco Tondini, poi c'era un venezuelano che faceva, interpretava il ruolo di un muto. E questi erano i protagonisti. La storia è un fantasy, c'è una gita di quelle classiche che si fanno in pullman, dove dopo a metà della gita ti vendono le pentole. E su questo pullman c'è un'accozzaglia di persone, fra le quali io che sarei in teoria un mezzo delinquente calabrese, come ti sbagli, cioè, i miei esordi sono stati sempre un po' così legati alla Calabria, sia in doppiaggio che in cinema. E quindi a un certo punto succede che sulla Roma L'Aquila, che è l'autostrada che va in Abruzzo, questo pullman buca una gomma, scendono tutti a terra, da un ponte c'è un fiore strano che si vede di lontano e nove di questi passeggeri del pullman si sporgono dalla spalletta del ponte per raccogliere questo fiore e praticamente Bellissimo. precipitano tutte e nove dentro un fiume che sta sulla Roma L'Aquila, quindi in Italia. All'interno di questo fiume invece c'è una giungla, praticamente una savana, un qualcosa di straordinario che in Italia non c'è, quindi animali esotici, paludi, giungla, alberi. Per cui questi signori escono da questo fiume e si trovano in un mondo completamente diverso. E addirittura uscendo dal fiume cambiano voce e diventano delle Bellissimo. citazioni dei B-movie, dei film di serie B americani, per intenderci, quelli tipo levami queste maledette sanguisughe, sai, queste cose un po' tragiche, paludi, cose strane. E quindi Bellissimo. noi per fare questo salto, diciamo, dall'Abruzzo alla giungla siamo andati a girare in Venezuela, quindi diciamo che il mio ricordo più bello, insomma, diciamo, di questa esperienza è che il primo film in assoluto della mia vita, della mia carriera, l'ho fatto già all'estero, addirittura oltreoceano, e sono stato 2 mesi in Venezuela, è stata un'esperienza meravigliosa. Bello. E poi la cosa che anche fa un po' sorridere, insomma, che
Il mio primo film sono stato doppiato. Doppiato. Per me è un disonore mostruoso per un doppiatore essere doppiato. Insomma, mi doppio Ferruccio Amendola, quindi Però, è la vera chicca, giusto per esatto. dire, quanto è cambiata la recitazione tra ieri e oggi e secondo te come evolverà col tempo nel futuro? La recitazione cambia a seconda dello stile e della tecnica che abbiamo di fronte. Certo, se vado a vedere le fiction in bianco e nero degli anni 60 o anni 70, la recitazione è cambiata moltissimo, in meglio. Forse per certi versi c'è stato e c'è tuttora un ritorno a quello che noi attori d'accademia abbiamo sempre combattuto, che è il neorealismo, cioè il fatto che tutti potessero fare questo mestiere. Non è esattamente così. Però c'è un avvicinamento un po' al neorealismo, nel senso che adesso c'è molta più possibilità di essere attori anche senza scuole, anche senza accademia, anche solamente con l'esperienza, o anche solamente con il talento, la grazia, essere colpiti dalla grazia, avere un viso che passa lo schermo per quanto riguarda la fiction e il cinema, avere un'impostazione vocale, un'ottima dizione e anche un ottimo portamento per quello che riguarda il teatro. E invece per quello che riguarda il doppiaggio, l'essere sempre, sempre, sempre più vicini alla modernità, perché insomma Ah, sì. ormai non si fanno più film che giustifichino un doppiaggio arretrato di almeno 50 anni. Stiamo andando verso la parola, cioè verso il parlare più che verso il Sì. recitare. Però sempre sullo sfondo ci deve essere, purtroppo o per fortuna, un'ottima dizione, perché da traduttori non possiamo dare nessun accento, nessuna impressione. No. E soprattutto un bagaglio anche di gusto, no? Un bagaglio culturale anche di gusto, le cose che vediamo, le cose che studiamo, le cose che difendiamo sul nostro lavoro, quando puoi, perché poi non è che è tutto così, come dire, da paladini questo lavoro. Delle volte devi fare, anzi, spesso e volentieri devi fare quello che ti si dice, no? Nel senso che Sì. un direttore un film lo vede in un certo modo, un cliente, che è quello che fra virgolette noi chiamiamo i produttori, cioè quelli che mettono i soldi e ci commissionano i lavori, delle volte hanno delle scelte, delle volte ci sono delle scelte di funzionari di rete, che ne so, è Rai 1, va in onda alle 21, non si possono dire parolacce, perché c'è una fascia protetta. Quindi tanta gente poi mi fa ridere, dice, ma non era uguale all'originale, ma mica è Ma colpa dei doppiatori, cioè, e nemmeno no. degli adattatori ai dialoghi, delle volte è colpa, insomma. È l'insieme delle regole che stabiliscono alcune cose. Certo. Tu hai avuto molta esperienza sia nel teatro che nel cinema. Qual è la differenza della recitazione nel teatro e nel cinema? Ma guarda, nel teatro la prima cosa che colpisce è l'unità di tempo, di luogo e di fatto, cioè nel senso che dura 2 ore, dura 1 ora e mezza, la fai in quel momento e finisce là. Quindi comunque devi avere una grossissima concentrazione, ma che ti porti appresso da un'intera giornata fino alle 9 di sera o alle 6 del pomeriggio se sei una pomeridiana. Il cinema, come il doppiaggio, invece è basato sui ciak, cioè sui piccoli pezzi che poi verranno montati. Quindi ogni volta è sempre più difficile riprendere la concentrazione che hai messo fra un pezzo e l'altro, addirittura fra un giorno e l'altro. Se un film ti dura 7 giorni come doppiatore o se ti dura 9 mesi come interprete, anche lì devi cercare di recuperare tutta una serie di motivazioni, di spinte emozionali che ti facciano, comunque ti rappresentino e facciano uscire il tuo talento. Quindi la difficoltà maggiore è tenere questa concentrazione e l'essere pronto. Purtroppo
pronto sempre e comunque, nel senso che passi intere pomeriggi, intere giornate in roulotte perché non tocca a te, magari ti ammosci un po', poi alle 8 di sera ti vengono a chiamare e tocca a te. E in quel momento devi fare una morte o devi ammazzare qualcuno, piuttosto che fare l'amore con loro, oppure dichiararti alla tua fidanzata. Cioè, devi recuperare tutta una serie di motivazioni, di concentrazione che in teatro non c'è. In teatro stai lì con la concentrazione bella tesa per 2 ore, dopodiché ciao core, si va a mangiare lo sfogato ed è finita là. Questa è la cosa principale di differenza, poi tutto il resto non è differente, qualsiasi metodo di approccio al personaggio, da Stanislavski in poi, a me va benissimo, l'importante è comunicare qualcosa, poi puoi scrivere, è un po' come il calcio, no? Puoi fare 7.000 schemi, ma se poi non colpisci bene la palla, voglia schemi, cioè, quello è il problema fondamentale. Secondo te, Pasquale, qual è il miglior tipo di recitazione per il doppiaggio? Quello al teatro o quello cinematografico? Beh, no, quello cinematografico perché si parla di opere cinematografiche doppiate, non è che doppiamo il teatro, quindi sicuramente quello cinematografico, perché è stato già concepito così, con una voce diversa, con un portamento di voce completamente diverso dal teatro, con tutta una serie di emozioni, di piccole sfaccettature, di piccole emozioni che solo una vicinanza al microfono ti può dare piuttosto che il Certo. teatro. E invece, in generale, cosa ne pensi dei social media? Tranquillo, tranquillo. Io Vai, fai tu. perché mi fate parlare tutto il pomeriggio, ma comunque mi fa piacere. Allora, scusami, dicevi i social? Cosa ne pensi in generale del loro utilizzo, ovviamente nell'ambito del doppiaggio, della tua professione? Ma io penso che, al di là dei social, io penso proprio ai progressi della tecnica, cioè già il fatto, no, che noi stiamo parlando così. Oppure il fatto di aver rivisto le persone sotto il Covid, oppure da anni con WhatsApp, addirittura con telefonate all'estero, erano cose impensabili fino a pochi anni fa. Quindi tutto quello che riguarda il progresso da questo punto di vista mi vede favorevole. Non mi vede favorevole la libertà a tutti i costi e anche di non dire nulla. Ecco, quella sinceramente non la difendo. Difendo la libertà di essere corretti, civili e comunque anche esprimendo le proprie opinioni senza violenza, senza offese, senza mancare di rispetto. Quindi penso che, voglio dire, il rapporto con i social sia il rapporto con la società. Cioè, io anche nella società civile, senza telefonini, alcuni comportamenti mi indignano, figuriamoci sui social. Non sono per la libertà di tutti sui social. Ecco. Diciamo che da questo punto di vista sono un po' totalitario. Io non ci sono sui social, quindi mi sono già tirato fuori, ho perso con dignità, mi sono tirato fuori, non c'è nessun problema. Però non sono a favore della libertà di tutti, non è che siccome c'hai la bocca la apri e gli dai fiato, non è possibile. Certo. No. Concludiamo l'intervista chiedendoti quali sono i tuoi prossimi progetti nella vita e nel lavoro, per quel che puoi dirci, ovviamente. Boh, in questo momento progetto. Visti i tempi è un po' una Sì, domanda. no, ho finito di doppiare una serie spagnola che uscirà su Netflix, una serie storica, dove rivedrete anche uno dei protagonisti della Casa di Carta. E poi questi tre film, diciamo, di Cage, che sono la cosa più importante. Comunque, se avete Sky, insomma, ci sono due belle cose, oltre al complotto contro l'America, c'è anche The Night Of, due miniserie, sempre con John Turturro, di cui mi onoro insomma, di prestargli l'interpretazione alla voce. Bene, grazie mille a Bene, Pasquale grazie Anselmo per la Pasquale. tua partecipazione a questo evento Grazie a atipico voi. online e Esatto. speriamo
in futuro di averti in presenza ai prossimi eventi. Va benissimo. Grazie. Ciao, ciao Ciao a a tutti. tutti. Ciao Pasquale, a Ciao. presto. Ciao, ciao.